Buongiorno Mi a te. chiamo João Santos, lavoro presso la Commissione europea a Bruxelles e sono il vice capo della unità responsabile per la formazione professionale, l'apprendistato, l'apprendimento degli adulti. Vorrei scusarmi per le mie abilità linguistiche italiane, che non sono le migliori, ma invece di parlarvi in inglese proverò di farlo in italiano. Se siete un po' tollerante e paziente con me, farò del mio meglio. Il tema che stiamo discutendo oggi è della massima importanza per il futuro del sistema di formazione professionale per gli individui, sia giovani che adulti, per le aziende, nonché per le autorità pubbliche. Prima di conoscere il progetto Trio, ho cercato nel database di Erasmus Plus per vedere un po' quante piattaforme di apprendimento online abbiamo appoggiato questi ultimi anni attraverso il finanziamento Erasmus. Ho visto che abbiamo fornito appoggio finanziario dell'Unione Europea a oltre 280 progetti e di questi 145 hanno partner italiano. Allora ho pensato per me, bene, allora Trio è solo uno fra questi 280 progetti e probabilmente non avrò niente di speciale da imparare. Però, per prepararmi a questo breve messaggio video, ho analizzato molto attentamente la piattaforma web di Trio e devo dirvi che sono rimasto molto sorpreso, positivamente. Fra i fattori che fanno la vostra offerta speciale è il fatto che risponde alle esigenze del mercato di lavoro, offrendo opportunità sia per i giovani che per gli adulti che hanno bisogno dell'aggiornamento delle sue competenze. Inoltre, avete un supporto per l'orientamento delle vostre offerte formative che vi distacca di forma molto positiva di altre piattaforme. Complimenti, non è spesso che prendo conoscenza di sistemi di web learning come il vostro. Ma allora adesso vorrei condividere alcune idee sulle sfide che stiamo affrontando nella formazione professionale in Europa. La trasformazione digitale sta influenzando profondamente il modo in cui le persone imparano le competenze, contribuiscono alla società, vivono e lavorano, anche in termini di numeri, i tipi di posti di lavoro disponibili. Mentre la preoccupazione per la disoccupazione tecnologica possono essere sopravvalutate, l'impatto della trasformazione digitale sulla natura del lavoro e delle competenze richieste è molto reale e già su di noi. Con questa trasformazione arriva la rara opportunità di migliorare fondamentalmente il lavoro e la natura dell'occupazione. Attualmente esiste una finestra di opportunità per plasmare il futuro del lavoro con saggezza, in modo di ridurre le disuguaglianze e rafforzare il benessere della gente. Per raggiungere questo obiettivo, tutte le parti interessate, ma in particolare i responsabili pubblici, devono essere consapevoli dei cambiamenti in atto. Per fare fronte a questa sfida è necessario un approccio permanente per lo sviluppo delle competenze. Intraprendere questa campagna di riqualificazione in massa per tutti sarà una grande sfida e richiederà una serie di sforzi coordinati di attori in tutta la società. Un rapporto da Cedefop, la nostra agenzia in Tessaloniche, del 2017, evidenzia che la riduzione della metà del percentuale di persone scarsamente qualificate entro il 2025 si stima che realizzerà un beneficio economico netto annuo di circa 200 miliardi di euro in Europa. Pertanto, fornire nuove opportunità ai meno qualificati non è solo una questione di giustizia sociale, ma fa anche buon senso a livello economico. Abbiamo quindi bisogno di piattaforme di apprendimento web, come Trio, che possono essere efficaci a fornire delle qualificazioni dei giovani e le riqualificazioni degli adulti lavorando in stretta cooperazione con le scuole di formazione professionale e anche con quelle entità che sono responsabili per le politiche attive del mercato di lavoro. Spero che in questo breve messaggio sia riuscito a condividere il nostro apprezzamento per il buon lavoro che state svolgendo nella regione Toscana, anche con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, nonché di evidenziare brevemente alcune delle iniziative che stiamo portando avanti a livello dell'Unione Europea.